rinnovo ovviamente l'invito a fermarsi per la cena, e però c'è ancora spazio per alcune domande o considerazioni, perché le cose che sono state dette possono non essere tutte chiare, quindi c'è ancora spazio per questo prima che inizi la cena. Io chiedo a tutti i presenti di partecipare a questo dibattito nel frattempo che viene preparata la tavola. Non vorrei, professore, coinvolgere la scuola. Al microfono, microfono. Non vorrei, professore, coinvolgerla su problemi troppo grossi a quest'ora. Vorrei tuttavia chiederle, provare a chiederle che idea lei si è fatta del suo insorgere di questa nuova forma di terrorismo che si chiama ISIS. Inoltre, lei ha sostenuto che alcuni autori parlano della possibilità di una terza guerra mondiale. Infatti in America si stanno preparando particolari rifugi. Ora, qual è la sua opinione? Lei, quanto possiamo sperare che lì proprio in Cina la fase dell'imperialismo da parte del capitalismo possa essere considerata conclusa? Quanto, ecco, possiamo sperare questo? E poi io penso che se ha un senso oggi riproporre il Partito Comunista, lo ha solo sul punto della pace, del grande impegno che si possa promuovere come comunisti sul tema della pace, creare movimenti su questo. Ecco, la ringrazio. Dunque io rivolgo la domanda in particolare a Cicchini solo per il fatto che lo spunto, cioè la domanda che si è accesa in un passaggio molto veloce, che però credo che sia da approfondire. In particolare quando si elencavano le sfide che si hanno di fronte oggi, si è detto che sicuramente è una cosa da fare, pensare quantomeno contrapporsi al meccanismo è molto evidente, per il quale tante persone hanno coscienza del fatto che diciamo, lo sfruttamento del lavoro, comunque spesso della vita stessa delle persone, fa fluire delle ricchezze in mano a una cerchia stretta dei proprietari dei mezzi di produzione. Questo qui vabbè, è stato un passaggio che sicuramente vorrà approfondire, nel senso che forse questo era vero 100 anni fa, ma oggi il problema non è tanto l'appropriazione dei mezzi di produzione, perché vediamo che quello che diciamo, ha maggiore influenza effettiva e incisività nella vita delle persone sono le decisioni della finanza. Per cui io paradossalmente immaginerei che se anche domani la classe operaria in Italia avesse in mano i mezzi di produzione nel nostro territorio, probabilmente non avremmo risolto nulla, perché diciamo in questo momento nel mondo il potere sta più sul lato finanziario che su quello produttivo. Questa è una mia cosa a cui chiedo eventualmente conferma. Vediamo che nella stessa Cina diciamo così la possibilità di gestire a livello statale i mezzi di produzione non è stata mai così efficace, fino a quando la Cina nella globalizzazione non è riuscita a mettersi nel gioco della finanza, e si dice, magari confermate se è vero, che è il
E poi anche lì vediamo che, diciamo, nel rapporto con il colonialismo, forse questa parola non è appropriata, però noi vediamo che vengono comprate le squadre di calcio nel mondo da parte dei ricchi privati cinesi, però sappiamo anche, e anche di questo chiedo conferma, se è vero o no, che in molte parti dell'Africa a livello statale cinese ci sono degli investimenti per acquisto di, e controllo di territori e di infrastrutture, il che, diciamo così, di per sé non è proprio, cioè non vedo come questo possa essere uno strumento di riduzione del modello comunista cinese nel mondo. Quindi, tornando al discorso, anche l'Italia dà una cartina intorno a sole di questo fatto dell'importanza della finanza, perché noi vediamo che quando chi ha quella cerchia ristretta di cui si parlava, potere di influire sulle scelte politiche, non sceglie di salvare le aziende, ma sceglie di salvare le banche. Quindi la domanda precisa è, laddove una classe operaia che potesse conquistare appunto i mezzi di produzione si trovasse in questo contesto non risolutivo, appunto, cioè questa prospettiva parziale, che influenza ha sulla ricostituzione di una parte di una classe operaia in Italia che mi sembra sia il minimo storico da quando è stata fatta la Repubblica Italiana, e soprattutto se secondo voi appunto questo è un passaggio necessario per una prospettiva socialista, oppure diciamo così la questione di ricompattamento di una classe operaia in Italia a questo punto è del tutto da accantonare. Una domanda. Penso che diamo voce alle risposte, perché altrimenti si fa troppo tardi, anche perché le domande sono belle toste. Ma ci sono due domande, una sull'ISIS e l'altra con due interventi diversi sulla Cina. Per quanto riguarda la Cina, io credo che noi vedremo soltanto sciocchezze se ci fidiamo soltanto della propaganda cinese. Di fatto noi ci troviamo in una situazione in cui, mentre si aggrava il conflitto, noi sulla Cina abbiamo come fonte di informazione esclusivamente quelli che stanno preparando la guerra contro la Cina. Allora, dunque, la questione dei pezzi di guerra acquistati in Africa. Intanto la mercatizzazione della terra, noi possiamo criticarlo, forse dobbiamo criticarlo, ma certamente non è stata decisa dalla Cina. Certamente non è stata decisa dalla Cina, ed è stata decisa quando la Cina svolgeva un ruolo internazionale piuttosto modesto. Secondo, la Cina è in una situazione che è questa: con il 7% della superficie coltivabile a livello mondiale, deve nutrire il 20% della popolazione mondiale. Questi sono, si può leggere dappertutto. La Cina, da questo punto di vista, sta facendo di là. Se anche acquista un po' di terra a qualità, si tratta di un fenomeno decisamente ridotto. Si tratta di una mercatizzazione della terra che non è stata decisa dalla Cina. E anche per quanto riguarda questi pezzi di terra acquistati in Africa, spesso sono aziende agricole sviluppate che servono anche ad insegnare all'Africa in che modo introdurre tecniche di coltivazione agricola il più possibile. Ma per il resto vedete che non possiamo prendere sul serio le accuse di colonialismo alla Cina. Ma come? Gli Stati Uniti e anche altri paesi europei hanno basi militari in tutto il mondo, ne hanno un bel po' in Africa. Queste basi sono anche in funzione anticinese, e noi dovremmo dire che la Cina è un paese colonialista. Ma non capisco la logica se non è quella della capitolazione all'ideologia. Per il resto, la Cina. Per il resto,
la Repubblica Popolare Cinese è nata dalla più grande rivoluzione anticoloniale della storia. Dobbiamo definirla così, perché è la rivoluzione anticoloniale che ha visto come protagonista il paese più popoloso d'Europa, che ha visto come protagonista il paese forse con la civiltà più antica, con la civiltà più antica alle sue spalle, il paese che appena proclamato la Repubblica Popolare Cinese, ma quelli meno giovani si ricordano, gli Stati Uniti e l'Occidente si sono rifiutati di riconoscere, per decenni si sono rifiutati di riconoscere. Per decenni la Cina non è stata ammessa a loro, era ammessa a Taiwan ma non la Repubblica Popolare Cinese. E se la Repubblica Popolare Cinese a un certo punto è stata ammessa a loro, è stata per il peso crescente dei paesi del terzo mondo, è stata per la vittoria della rivoluzione anticolonialista mondiale e per la sconfitta inflitta al colonialismo statunitense e occidentale. Bisogna aggiungere qual è il paese che più volte è stato minacciato di attacco atomico, di attacco nucleare, è stata la Cina. Gli Stati Uniti sono riusciti a dividere Taiwan dalla Cina perché ogni volta che la Repubblica Popolare Cinese cercava di portare a termine il processo di ricostruzione dell'unità nazionale, dell'unità territoriale, gli Stati Uniti apertamente minacciavano il ricorso all'arma nucleare. Quindi la Cina ha dovuto subire attacchi e minacce colonialiste anche particolarmente feroci. Non c'è dubbio che la Cina è oggi guida tuttora la rivoluzione anticolonialista mondiale. L'ha guidata ai tempi di Mao Zedong, quando Mao Zedong ha insegnato a contrapporre alla strapotenza militare dei paesi colonialisti la cosiddetta guerra di popolo, la guerra partigiana, la lotta capitale. La Cina insegna anche per quanto riguarda la seconda tappa della rivoluzione anticoloniale, la tappa dello sviluppo economico, industriale e tecnologico. La Cina ha insegnato al movimento anticolonialista sia con Mao Zedong sia con Deng Xiaoping. E se oggi il tema dello sviluppo è al centro anche dell'agenda dell'ONU, questo è grazie alla Repubblica Popolare Cinese. Devo dire che gli investimenti nella Cina e in Africa, che sono soprattutto infrastrutture, per esempio ferrovie, a partire da alcuni anni l'Africa sta conoscendo un certo sviluppo economico, il PIL dell'Africa si sviluppa e si svilupperebbe di più se non ci fossero le guerre di fame imposte dal colonialismo e dall'imperialismo occidentale. Che hanno distrutto interi paesi, l'Iraq, la Libia, la Siria, che hanno provocato lo spostamento di milioni di persone e stanno mettendo in moto un processo di immigrazione di profughi di milioni e milioni di persone. Per quanto riguarda l'ISIS non è una grande novità, perché storicamente più volte Stati Uniti e l'Occidente hanno fatto ricorso all'estremismo religioso per combattere la rivoluzione, non soltanto l'estremismo islamico. Al tempo della guerra civile spagnola, Franco, i fascisti ma anche i capitalisti che erano facevano ricorso all'estremismo cattolico. La guerra civile spagnola è stata condotta dalle truppe franchiste con l'appoggio certamente dell'Italia fascista e della Germania nazista, ma con l'appello che veniva rivolto ai cattolici a scatenare una crociata contro i comunisti. In questo caso si faceva riferimento all'estremismo religioso cattolico. Per quanto riguarda l'estremismo islamico, non dimenticate quello che è un capitolo tragico della storia che molti ignorano. Nel 1965 la CIA organizza in Indonesia un colpo di Stato dove circa 1 milione di comunisti vengono assassinati da estremisti islamici in rapporto stretto con la CIA. E oggi noi assistiamo a qualcosa,
assistiamo a qualcosa di simile, assistiamo l'indebolirsi della presenza marxista in Medio Oriente e in Centro e nel Nord Africa, ha dato spazio all'estremismo religioso, il quale estremismo religioso è stato a lungo alimentato dall'Occidente. È una novità nota a tutti che Hamas in Medio Oriente è stato inizialmente finanziato dagli israeliani, che adesso l'Hamas dia fastidio anche a Israele, questa è un'altra questione, ma è la storia della prevista struttura, cioè l'imperialismo che talvolta nei confronti di questi movimenti, e la prevista struttura che sviluppa questi movimenti senza cui necessariamente riuscire a comprare. Quindi la lotta contro l'ISIS è anche questo il capitolo della lotta contro l'imperialismo e contro l'ISIS. Se ci impegniamo per ricostruire il Partito Comunista, lo facciamo solo per sentimentalismo o per rievocare i glori passati, lo facciamo perché vogliamo ricompattare le classi salariali, non c'è più la classica classe operaia che una volta combatto, oggi anche gli operai classici sono sempre più divisi tra tante forme contrattuali, la forma criminale, poi c'è la proletarizzazione di tutti i settori. Io sono un insegnante e l'insegnante è il classico esempio di proletarizzazione anche dell'autore intellettuale. Noi vogliamo dare compattezza a questi lavoratori perché ci troviamo di fronte a un nemico estremamente compatto. Lei l'ha chiamato il mondo della finanza, io non dividerei tra in grande tra industria buona e banche cattive. In realtà c'è un profondo intreccio tra banche e industria. Pensi che anche nel settore dell'agricoltura 6 sole grandi imprese gestiscono la maggior parte della produzione e della commercializzazione delle sementi, c'è un monopolio sull'alimentazione mondiale che è molto rischioso, quindi c'è questo profondo intreccio tra le industrie banche e questi classi capitalisti, industriali, bancari sono molto compatte nella lotta contro i lavoratori e lo vediamo soprattutto nella nostra Unione Europea. E c'è una data molto precisa che è la firma del trattato di Maastricht, che insomma siamo tra il 92 e il 93, che avviene subito dopo la fine dell'Unione Sovietica, dopo la fine di quella grande sfida all'imperialismo mondiale e anche all'imperialismo europeo. Da quel momento in poi i diritti dei lavoratori, dei centri popolari in tutta l'Europa, compresa l'Italia, sono andati sempre diminuendo. C'è stato un vero e proprio abbattimento dello Stato sociale, cioè è cominciata, no? Una costruzione di uno Stato sovranazionale europeo, che è ancora in piedi, che è ancora in corso, che è profondamente imperialista, cioè che è coinvolto nelle varie guerre all'esterno per conquistare mercati, che tende all'espansione dell'Unione Europea per quello che sta avvenendo in Ucraina, ma imperialista anche all'interno, perché dappertutto stanno diminuendo i diritti, i salari. E lei pensi che si sono unificati i mercati, ma per esempio perché non sono stati unificati i diritti, è stata fatta una legge unica sul lavoro? Perché non sono state unificate le tasse alle imprese, il livello di tassazione alle imprese? Ma molto semplice, perché i ceti della grande finanza, i ceti industriali non lo volevano, perché loro vogliono spostare il capitale laddove può essere maggiormente valorizzato. E questo è innescato una vera e propria guerra tra lavoratori. Sono stati abbassati dappertutto i diritti sui lavoratori, i salari. In Italia è stato preso il Jobs Act recentemente, ma anche è stato adottato in Francia un Jobs Act in salsa francese. Cioè si arriverà forse un giorno ad unificare tasse alle imprese e ad unificare i diritti, la legislazione sul lavoro, quando però i diritti saranno sempre di meno, quando le tasse alle imprese saranno basse dappertutto e perciò naturalmente se le tasse pagano di meno o si diminuiscono i servizi, si diminuisce lo Stato sociale, oppure si aumentano le tasse sul lavoro dipendente. Cioè noi dobbiamo lanciare una sfida a tutto questo.
certamente non lo può fare da solo il Partito Comunista Italiano, e non è nemmeno una sfida nazionale semplicemente. Noi a livello europeo come partito dobbiamo legarci a tutti i partiti comunisti europei, non solo comunisti, che criticano l'impostazione di questa Unione Europea, e allo stesso tempo però non ci possiamo scordare di ciò che va fatto nel nostro paese. Lei parlava delle banche, noi abbiamo salvato le banche di Siena, si sono salvate le banche. A me sta pure bene salvare la banca, ma poi me la prendo io Stato, ricreo un polo bancario pubblico. Questo è un punto centrale nel programma del Partito Comunista Italiano, perché io con la banca, controllando il sistema bancario, oriento lo sviluppo e lo oriento a favore dei lavoratori. Inoltre posso anche abbassare i tassi di interesse, che insomma è una cosa molto, molto importante. Quindi da una parte abbiamo un grande capitale industriale e bancario abbastanza compatto, poi naturalmente ci sono divisioni anche al suo interno, lo vediamo anche nel processo di costruzione dello Stato sovranazionale europeo. Il grande capitale britannico era per l'unione dei mercati, ma non era per la costruzione di uno Stato sovranazionale, adesso se n'è andato dall'Unione Europea. Poi i singoli capitali, i grandi capitali nazionali cercano di legarsi agli Stati nazionali per avere un ruolo di preminenza in questo processo di integrazione europea e di costruzione dello Stato sovranazionale. Quindi ci sono molte contraddizioni, però effettivamente da una parte abbiamo grandi capitali più unito e dall'altra abbiamo un mondo del lavoro estremamente frammentato, e se noi non li combattiamo questo mondo del lavoro non andremo da nessuna parte. Grande capitale dormirà su un giorno. Considerare chiusa il dibattito, grazie a tutti, grazie agli ospiti e buona cena a tutti quanti.